E Sayed, tu sei il fratello di Abdel-Salam, la vittima di Piacenza, sì, che è morto qui davanti alla GLS questa notte alle 2. Chi era tuo fratello innanzitutto? Sì. Chi era? Il mio fratello si chiama Abdel-Salam. Eravate qua da quanto tempo? Lui da quanto stava in Italia? Lui è qua in Italia del 2002. Lavoravo questa, quando è appena arrivato qua, e poi è stato qua una sanatoria qua in Italia, lui l'ha fatta questa sanatoria e poi ho cominciato qua di questa azienda, si chiama GLS, e poi lavoro lì fino a oggi, fino a stanotte quando è morto. Lavorato tutto quel tempo lì, 14 anni qua. Quindi era quasi italiano perché stava... Sì, perché ha fatto anche la richiesta di cittadinanza. Lui mai è stato neanche un giorno di galera, mai litigato con nessuno. Lui non ce l'ha neanche spolso di nessuna cosa. Quanti soldi guadagnava per fare che cosa in questa ditta? Lui prendeva al mese 1200 euro, lavoro del lunedì fino a venerdì. E faccio 5 giorni alla notte, sempre lavoro solo di notte, di questa azienda, sempre le stesse aziende. Un lavoro duro e violento, dicono. Certo, perché non sono italiano a fare questo lavoro. E quando uno perde questo lavoro, come è capitato a te, che cosa fa? Come può fare? Rimane senza niente, come può fare tenere la famiglia? Tu cosa hai fatto? Io cosa ho fatto, di che senso, scusa? No, tu sei andato a lavorare nelle campagne, mi hai detto. No, io ho lavorato qua un anno e 6 mesi qua di questa azienda. E poi, quando è finito il contratto, me l'ho fatto fuori. Hai raccolto l'uva, le olive? Sì, poi ho fatto disoccupazione, ho preso un po', poi non ce la faccio io stare senza soldi, mi sono andato giù perché io quanto tempo prima, quanto anche io senza documento, sono stato in Sicilia perché lì se lavoro nero, no, e faccio lavoro in campagna e guadagnare poco, però basta sopravvivere. Tuo fratello è morto questa notte travolto da un camion davanti, sì, all'azienda durante una manifestazione. Hanno stato assassinato. Ha detto: se qualcuno si ferma avanti il camion, schiacciate come un ferro, come tu stessi stirare una camicia con un ferro stiro. Poi ci pensi io.